Hai iniziato a fare architettura e mi sono preso un diploma in industrial design e poi facendo industrial design ho incontrato l'ergonomia e tutto quello che aveva a che fare con la postura, con quello che era la corretta modalità di impiego di oggetti e la fisiopatologia, la fisiologia, e mi sono interessato alla medicina e ho deciso che non ero fatto per fare il designer e ho pensato di fare il medico. È interessante questo. Sto pensando perché mi viene in mente che io ero un giovane medico e quando facevo il giro dei letti con il mio direttore, e però ero anche un lettore accanito di riviste mediche ed avevo praticamente letto da poco dell'eritromelalgia e neanche a farla apposta in quel giro c'era un caso che nessuno riusciva a risolvere. E io ho visto questo, era un piede arrossato, molto doloroso, dolente, e era una donna di una certa età che non riusciva a dormire se non tenendo il piede fuori dal letto. Quando si riscaldava aveva dolore. E io mi si è accesa la lampadina, gli ho chiesto appunto se, gliel'ho chiesto io, se per dormire doveva tenere i piedi fuori dal letto. Lei mi ha detto di sì e da lì ho ricostruito. Beh, la pandemia ha influito nei miei rapporti con i colleghi, nei rapporti con i pazienti. Nei rapporti con i colleghi abbiamo avuto molta vicinanza, solidarietà con i miei colleghi veneti. Abbiamo cominciato a sentirci per WhatsApp, per altre modalità, Zoom ad esempio, e abbiamo cominciato a fare dei progetti, progetti di ricerca basandoci sui dati che avevamo disponibili, e abbiamo quindi preso questa occasione come una cosa positiva e abbiamo pubblicato su vari aspetti anche collegati alla pandemia. E per i pazienti devo dire che abbiamo avuto molti più contatti sempre per via indiretta e c'è stato un comprendere che molti problemi potevano essere risolti a distanza senza dover avere il paziente sotto gli occhi. Sì, direi di sì, sono soddisfatto, lo rifarei. Non ho rimorsi, per fortuna, non ho lasciato morti sul campo, spero. Sì, direi che la pandemia è stato un acceleratore di quelle cose che dicevo prima. Curiosità, direi che questa è la parola che mi contraddistingue.